cucina. Oggi prepareremo insieme le cassatelle di aggira, un dolce tipico siciliano, buonissimo. Delle mezzelune di pasta frolla, una pasta frolla molto gustosa, con l'interno morbido al cacao. Una vera delizia, andiamo a preparare. Gli ingredienti per le cassatelle di aggira sono 625 g di farina 00, 225 g di strutto a temperatura ambiente, 185 g di zucchero, 100 ml di acqua, un uovo, una bustina di vanillina e la punta di un cucchiaio di cannella in polvere e della buccia di limone grattugiato. Mi raccomando, il limone non trattato ovviamente. Andiamo a preparare, io metterò tutto all'interno della mia planetaria per questioni di tempo e di comodità. Ok, a dopo. Ok, la nostra pasta è pronta per il riposo, ora lasciatela. Copritela con della pellicola, formate un panetto e lasciatela in frigo per circa un paio di ore. Se potete preparare l'impasto anche il giorno prima, potete farlo tranquillamente, così l'indomani avrete tutto quanto pronto per preparare. Adesso andiamo a preparare l'interno. Nel frattempo io metto via il panetto e preparo la farcitura delle cassatelle. Eccoci qua con gli ingredienti per il ripieno delle cassatelle. Allora, ci vogliono 250 g di zucchero, 45 g di cacao amaro e 75 g di cacao dolce, 300 g di mandorle tostate e macinate. Io le ho macinate abbastanza grosse, quindi non le ho fatte piccolissime, perché mi piace il fatto che una volta che si morde la cassatella sia ben croccante il ripieno. E poi abbiamo 50 g di farina di ceci, 375 g di acqua e infine la punta di un cucchiaio di cannella, la scorza di limone e la vanillina, come abbiamo fatto per l'impasto precedente. Bene, adesso ci spostiamo sui fornelli e vi faccio vedere come procedere per preparare il ripieno delle cassatelle. Aggiungiamo in una pentola bella capiente le mandorle tritate, poi inseriamo il cacao amaro e il cacao dolce, quello zuccherato, poi mettiamo lo zucchero, poi inseriamo la vanillina con il limone e la cannella, mettiamo la mascolata. Perfetto, e aggiungiamo l'acqua. Accendiamo a fuoco dolce e facciamo cuocere fino a quando si addensa un po', quindi quando comincia a fare le prime bolle. Mi raccomando, girate di tanto in tanto così evitiamo grumi. Quindi di tanto in tanto date una girata. Appena appaiono le prime bolle in superficie, andiamo ad aggiungere la farina di ceci, l'ultimo ingrediente. Ecco, come vedete, l'impasto comincia a fare le prime bolle. Quindi io continuo a girare. La farina di ceci. Volte. Comincio a girare. Fino a quando l'impasto non è completamente denso. Ecco, vedete la consistenza? Perfetto, spegniamo. Lo lasciamo raffreddare, lo copriamo e lo mettiamo in frigo per fino a quando utilizzeremo anche la pasta. Dopo aver preparato il nostro impasto, che è riposato in frigo,
in pellicola trasparente e aver preparato l'interno delle nostre cassatelle, adesso andiamo a formarle. Io utilizzerò questi stampi per creare delle mezzelune che potete trovare in qualsiasi negozio di Casalinghi. Se eventualmente non doveste averle o non doveste trovarle, basterà fare il cerchio con una tazza o con un bicchiere grande e poi con i rebbi di una forchetta pressare bene il bordo per chiuderlo. Ma vi faccio vedere come li faccio e poi deciderete voi qual è il metodo migliore da utilizzare. Quindi partiamo con lo stendere la pasta riposata. Quindi stendiamo l'impasto con il coppa pasta, tagliamo prima i cerchi, dopodiché adagiamo i cerchi dentro il coppa pasta. Con un cucchiaino prendiamo un po' di impasto e lo inseriamo dentro e richiudiamo. Ecco qui le nostre cassatelle. Adesso le mettiamo ben distanziate in una teglia da forno. E forno a 175 gradi, cottura più o meno 10-15 minuti. Vi accorgerete che sono pronte quando lungo i bordi della mezzaluna risulterà un colore dorato. Quindi non devono colorare molto, l'impasto è molto chiaro. E anche per oggi è tutto, ecco le mie cassatelle di Agira. Adesso ne assaggio una per voi, farò questo sacrificio. Vi aspetto alla prossima ricetta, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo di cucinare sempre con il cuore. Ciao, alla prossima!